Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati in un nuovo episodio della Italian Rice, amici miei. Moria di mod, c'ho difficoltà a portare avanti sto canale basato su farming e sulle mod in un periodo così brutto e scarso per quanto riguarda il modding. Aspettiamo fiduciosi, intanto oggi facciamo una puntata veloce, cioè dovevo fare sta cosa off camera e invece la facciamo on camera, on rack, sentite che inglese, ovvero devo comprare un'altra stalla dei cavalli perché questa è buggata e non si può gioca con sta stalla. Allora, se non erro, c'è una stalla dei cavalli del pack di eccola qua, 8 cavalli. No, aspetta. Queste mucche, mi sembra che c'è una stalla in questo pack qua, il pack di Modding Wealth solo per PC che trovate sui sitini esternetti. Eccolo qua, Horse Stall. Però adesso bisogna vedere dove metterla. Qui, ragazzi, bisogna sacrificare qualche cosa. O compriamo sto campo qua. Non ci sono altre vie di mezzo. Compriamo 22, 23, 82 mila euro e passa la paura. Dai, un campo lo famo a cavaddi e un campo ce lo famo, che ne so, a qualche cosa. Qualcosa da fare lo troviamo. Mo qui arrivo a trovare i cavalli. Eccola qua. Cerchiamo di fare le cosette fatte bene. A posto. Togliamo tutto il campo da torno. Tolgo tutto il campo da torno perché non è che possiamo tenere il campo seminato. Quindi mettiamo un po' d'ebba. Ecco fatto. Mettiamo l'ebba. Dove non cresce più l'ebba. Dove passo io non cresce più l'ebba. Ok, perfetto. Dai, tutta erba qua. Che vuoi fa? Dai, tutta erba. E poi ci faremo qualche altra cosa lì. Così abbiamo lo spazio per qualche altra cosa. Adesso la terrina la mettiamo nelle mangiatoie. Così riesco a vedere dove stanno le mangiatoie. Eccole qua. Una sta qua. Una sta qui. Aspetta, non vedo niente. Che è una mangiatoia questa? O no? Vabbè. Allora, andiamo, furia. Cominciamo a portare i cavalli. Portiamo cosino. Trasferiamo i cavalli. Tutto questo per chi si fosse collegato solo ora. Perché a volte c'è magari qualcuno che sembra che cade dalle nuvole. Perché comunque magari mi segue da poco e dice: ma perché fai tutto questo? Faccio tutto questo perché la stalla è buggata. La stalla di default è buggata. Vai, salta cosino. Oppo, bravissimo cosino. Allora, vediamo dove si entra però. Io non lo so dove si entra. Frena la mula. Dove si entra? Mica mi ricordo io dove si entra, Porca miseria di sta stalla che non mi ricordo dove si entra. Aspetta, forse qua. Apriamo. Ok. Vieni cosino, vediamo la tua nuova casa. No. Oh, ma allora è buggato proprio. Oh, vediamo se me lo dà nel trigger. Ok, me lo dà. No, aspetta. No. Cioè, tutto ciò è disdicevole. Tutto ciò è disdicevole, raga. Non riesco a capire perché non. Ok, qui si apre. E quindi qua me lo dovrebbe da. Allora, facciamo una bella cosa. Andiamo a prendere. Allora, innanzitutto mi compro un cavallo in più. Compriamo qualche cavallo in più. Perché non ci sta a capire niente. Ne compriamo uno grigio, così riesco un attimo a capire. Questo è il pascolo. No, ma io penso si è buggato proprio per cavallo a sto punto. È proprio per cavallo buggato, perché il pascolo è questo. Quando io scendo, automaticamente me lo dovrebbe riconoscere in stalla. Andiamo a prendere quell'altro. No, perché qua tutto ciò è disdicevole, ragazzi. Sappiate che tutto ciò è disdicevole. Andiamo a prendere l'altro cavallo. È molto disdicevole tutto ciò. Allora, cavallino.
Chi c'è qua dentro? Nessuno. Ma dove cacchio stanno i cavalli? Beh, non lo so, mi hanno fregato i cavalli qua. Andiamo con cosetto qua. Questo non me lo prende proprio. Oh, ok, aspetta. Aspetta, patato. Andiamo, patato. Patato. Aspetta, patato. Ehi. Ehi. Andiamo, patato. Attetta le collicce, un patato. Ok, patato. Questo è il mio mais, patato. Non lo calpesta troppo. Namo namo patato, cavallo del West. Vai, salta Ufos, salta Ufos, patato, perfetto. Adesso se io entro nel recinto e scendo, lui lo dovrebbe riconoscere come installa. Ok, patatino. Ma allora sono proprio buggati sti cavalli, Sono proprio buggati sti cavalli. Che è? Ma no, dai, non ci posso credere. C'è qualcosa che non va su questo salvataggio. Ragazzi, sto salvataggio qua è da toglie. Sto salvataggio è da toglie. Assolutamente. Dai, è patato. Hopla, là, hopla. Ok. Ok. Ma secondo me mica me li riconosce in stalla sti cavalli. Io ho sta sensazione. Lo vedete? Lo vedete che lui li riconosce sempre. Lui riconosce solo quello nuovo. Vedete? Cosino e patato. Li riconosce ancora in scuderia C. E non li posso nemmeno vendere. Non li posso nemmeno vendere. No, 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 no. Si è buggato di brutto. Si è buggato di brutto sto salvataggio, raga, quei cavalli. Si è buggato, ma no di brutto. Che c'è più di brutto? Beh, ecco, ancora più di brutto. Il problema è che non me li fa nemmeno vendere. Perché adesso lui riconosce, mi sa, le stalle come prese. Vedi, qua c'è patato. E non lo puoi vendere, vedi? È in uso, ti dice che è in uso. Che amarezza. Che amarezza, ragazzi miei. Che amarezza. Una stalla è vuota. Non si è dannato il cavallo. No, 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 no già, non ce la posso fare, non ce la posso fare, raga. Non ce la posso fare. Niente, raga, ho provato in tutti i modi. L'unica cosa è andare nell'XML e toglierli tramite XML. Quindi compriamo tutti e 8 i cavalli. Compriamo allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A posto, 8 cavalli. 8 cavalli nella mia bella stallettina nuova. Quella che funziona, no? Quella buggata del gioco. Eccola, della mappa. Eccola qua. 8 cavalli, quindi adesso devo solo... Poi eccolo lì, il cavallo buggato che farò assolutamente sparire. Allora, io non è che vado a ricomprare un'altra volta i trattori pure per là, insomma usiamo i trattori quelli che già usiamo per i maialetti, tanto la stalla è vicina. Al massimo ci metto una fontanella d'acqua per riempire la botte, quella ci può stare, eh. Allora dov'è? Mica, mamma mia, io già mi sono perso. Ah, dietro qua, dietro qua credo. Aspetta ragazzi, io vedo solo i lag. Tu sta... Aspetta. Sto andando alla parte sbagliata. No, non ci sto a capire più niente. Aspettate che sto andando alla parte sbagliata. E poi bisognerà risolvere pure questi lag qua, raga. Non si può passare la vita. Non si può passare la vita a laggare su sta mappa. Qualcuno mi ha scritto, adesso non mi ricordo chi, nei commenti, casomai abbassa un po' la risoluzione della distanza degli oggetti. Sì, infatti qualcosa del genere farò, ragazzi, perché non si può veramente andare avanti così. Allora io ci metto il serbatoio questo suo di default. Perché? Perché è più veloce. Faccio dannatamente prima col serbatoio di default. Quindi serbatoio di default sia. Facciamo dannatamente prima. Tanto ci stanno andando via gli sordi. Allora, carico. Vedete? Vedete come ricarica più velocemente. Poi ci serve la paglia, l'avena e il fieno. Il fieno non c'è problema, voglio dire, il fieno qua ce ne abbiamo. Veramente non so se si sente, sono un po' amareggiato questi bug, questa stalla dei cavalli. Tutto ciò è veramente disdicevole, disdicevole nel peggiore dei modi. Tanto ecco che il nostro serbatoio si riempie. Chissà quanta acquetta vogliono sti cavalli. Lascia sta cosino che ormai ce lo dobbiamo togliere. Ok, l'acqua 4000 di acqua. Quindi adesso andiamo a recuperare la paglietta. C'è il ponte, quindi non c'è bisogno che faccio la stradina. Ecco, è proprio vicino, raga, è proprio vicino.
è vicinissimo, quindi eccola lì. Eppure è bellina come stalla, è molto stile old che si intersecola molto bene anche con questa mappa, con lo stile della mappa. Adesso la mia domanda è: che Vordi si intersecola? Non lo so, però va bene così. Ecco le stalle maledette, quindi ragazzi, mi raccomando, non usate le stalle di default di questa mappa, mi raccomando, se non volete avere i miei stessi problemini. Ecco qua, carichiamo la paglia, carico la paglia, oh, papà, carico la paglia, oh, e carico la paglia, paraparaparapapaparam, corrimorchio randazzo, paraparaparapapapa, non faccio balle tonde, paraparaparapapa, perché mi rompo. Allora, giriamo qua, intorno qui, tanto non c'ho la, ho disattivato il calpestamento, perché sennò qua con la mia guida era tutto un calpestamento. Vediamo un po' dove devo scaricare la paglia. Dentro, mi pare, vero? Dentro, mi pare. Dentro. Sì, c'era scritto Strove nel pavimento. Ce l'hanno scritto pure. Se uno non legge, poi. Eccolo qua, Strove. Buongiorno, cavalletti. Buongiorno. Vediamo un po'. Animal loading e Strove. Questo è Strove. Ok. Dai, pioggia di paglia. Scende la pioggia di paglietta e la butto in tutta fretta, senza paglia sto morendo. E mo ce n'è a Pierfieno. Amo il fienotto più che mai. Oggi so canterino, me la piglio cantando, raga. Quando le cose vanno un po', come si dice da noi, a schifio, bisogna prendersela cantando, perché sta mappa, con tutti sti lag, tutti sti bug, sta carriera sta andando a schifio, a schifio. Allora, credo di avere avena qua dentro, se non erro, se non erro, se non l'ho buttata via, qua dentro c'ho avena. Scende l'avena. Allora, facciamo così. Agganciamo dietro e andiamo a vedere se c'è l'avena. Vediamo un po', vediamo un poco. Vediamo un porco se ho messo l'avena. Dovrei averla messa dentro a sto silos qua giù, che era appunto quello vicino ai cavaddi, vicino ai cavadduzzi. Vediamo un po'. Frumento, orza, avena, 7.000, pochina, eh. Speriamo che ci basti per 8 cavalli, se no bisogna comprarla col cosino. Anzi, sapete che vi dico? Mo ne compro un po', va. Ci basterà 7.000 d'avena, secondo me. Vabbè, casomai. Ma dai, ma compriamola, che ci frega. Poi, casomai, la ributtiamo dentro. Ah no, quello è il pig food. Porca miseria. Dov'è quello per comprare tutto quanto? Vabbè, la metto nella stampa. Ma mo ci pensa Roberto. Voi state tranquilli che Robertino vostro c'ha le mod per fa tutto. Le mod ci vengono sempre incontro per tutto. Allora, andiamo dalle mangiatoie. Giustamente le mangiatoie stanno fuori, vedete? So quelle lì. Così il cavadduzzo allunga il colluzzo e se magna tutto. Allora, giù con l'avena, vediamo un po'. Non ci basterà mai, non ci basterà mai. Non ci basterà mai. Allora, facciamo una cosa. Ci mettiamo anche il cosino per comprare tutti i fruit, tutti quanti. Oh, devo averlo messo, credo, eh. Io credo di averlo messo il cosino per comprare la cosetta. Porca puzzola, starà su silos. Porca puzzettina, io l'avevo messo il cosino per comprare la cosetta. Tutto ciò è disdicevole, amici. Amici, non l'ho messo. Ma come, non ho messo quello per comprare il multifruit, il silo multifruit? E quindi ma pigliassi in chilo busto? Ma pigliassi in quello busto? Ma pigliassi in quello busto? E in quello busto ma pigliassi. E vabbè, raga, la compro off camera, la compro off camera. Non c'è problema, non c'è problema, ragazzi. La compro off camera con i cosini, con come si chiamano? Con il silos, poi dopo lo metto. Vabbè, finiamo col fieno, vai, e mettiamo un po' di fieno e così. Stiamo a pushed, 3 balle di fieno gli basteranno. Secondo me, 9, 9, 9. Anche questa sta abbastanza vicina, quindi
Usiamo, usiamo la classina questa, la Torion. Non è che mo posso comprare una pala gommata, un trattore, una botte, una cosa ogni allevamento. Vado rovinato, raga. Già spendo soldi di mio inutilmente. Se poi ogni allevamento devo stare a comprare le cose, pertanto non è lontano, no? Preferisco fare su e giù. Eccoli qua i cavaddi. I cavaddi stanno qua giù, i cavadduzzi beddi. Stiamo vicini, dai, raga, su. Non mi fate comprare le cose che non servono. Stiamo vicinotti, dai. Allora, andiamo di qua. È pur vero che sta cosa è lenta come un cosino. E soprattutto speriamo che quella balla prenda, che quella stalla prenda le balle sciolte. Perché se non prende le balle sciolte, stiamo nella cacchetta. Siamo nel letamino. Vediamo un po'. Oh, free go. Allora, vediamo un po'. Entriamo da qua e speriamo che i cavadduzzi beddi mangino il fienotto, se no è un casinotto. Allora, dai, ditemi che vi piacciono le balle sfuse. Eh sì, eccole, meno male, vediamo un po' quanto ancora gliene devo portare. Gliene devo fare di viaggi, raga. Ne devo fare di viaggi, vabbè, li faccio off camera. Io, ragazzi, chiudo perché sapete che qua il tempo è sempre tirannov. Spero che questa puntatina veloce vi sia piaciuta. È soltanto per farvi vedere, insomma, la sostituzione della stalletta dei cavalli. Io vi aspetto in live su Twitch questa sera. Se volete, 20:30 faccio la serie abbonati. Su Twitchetto, dove possono partecipare anche gli abbonati livello Popolo del Tubo di YouTube. A proposito di abbonati Popolo del Tubo di YouTube, amici, non solo voi potete entrare nei miei server Minecraft e Farming, ma potrete vedere la serie Ischia Farm che esce un giorno sì, un giorno no. Quindi chi non è abbonato, cioè chi è abbonato, si guarda anche i video della Ischia Farm un giorno sì, un giorno no. Chi è abbonato a livello Popolo del Tubo. Per tutti gli altri, grazie, 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 amici abbonati, che comunque qualsiasi livello sostenete il canale. Grazie, tanti bacetti a tutti voi. E grazie a tutti che siete arrivati alla fine di questo video. In descrizione Twitch, Instant Gaming per comprare i giochetti a prezzo scontato, e il mio merchandising, magliette, magliettine a maniche corte. Dai, ma arriva l'estate, è bello andare in giro con la maglietta Robby Mello. Robby Mello è tutto più bello. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!